È stata una foto su Facebook con il lago di Scutari ad incastrare il pericoloso latitante Nick Codra, narcotrafficante, componente della banda che nel 2009 diede vita ad una sparatoria nel quartiere dell'Orciolaia con una banda opposta, i Ruci, dove perse la vita Agim Leka, 29enne albanese, mentre un altro venne gravemente ferito. Le due bande si erano già affrontate per il controllo della prostituzione in altri due episodi, alla ex caserma Cadorna e a Ponte alla Chiassa. Al centro degli scontri una donna che si era legata sentimentalmente a Kujtim Codra e che precedentemente apparteneva alla banda opposta. Nick Codra era latitante dall'estate del 2013. Un intenso lavoro di intelligence ha portato al suo arresto in Albania all'alba del 30 dicembre scorso. Si trovava a casa dei genitori. Sì, siamo riusciti a chiudere il cerchio su un'indagine che ci impegnava dal 2009. Abbiamo preso l'ultimo pericoloso latitante del gruppo di Codra che era imputato per un tentato omicidio del marzo del 2009. Paziente, pazientissimo lavoro di intelligence che ha impiegato non solo le forze di polizia italiane ma il servizio per la cooperazione internazionale di polizia e le forze di polizia albanesi, cui va il nostro ringraziamento per la collaborazione e la professionalità dimostrata nell'operazione. Dalle nostre fonti dell'attività ci risultava che lui era intenzionato a lasciare il territorio albanese già entro il 10 gennaio di quest'anno, attività che ci ha costretto ad accelerare i tempi e a chiudere l'operazione nella maniera più veloce e più breve possibile. Il 30 di dicembre è stato arrestato dal personale della polizia italiana in collaborazione col servizio per la cooperazione internazionale e dalla polizia albanese. La richiesta di estradizione non è stata ancora attivata, siamo in attesa della notifica qui in Italia della convalida dell'arresto che avverrà nelle prossime ore e dopo quel momento potremo ottenere l'estradizione e avere il criminale qui in Italia per scontare i 13 anni in cui è stato condannato. Emerge un particolare importante, cioè il rapporto tra le donne che poi sono costrette a prostituirsi e i loro protettori. Sì, anche se le donne non sono più così tanto costrette a prostituirsi nel nuovo tipo di prostituzione, loro sono favorevoli, hanno un atteggiamento nei confronti del loro sfruttatore, hanno un rapporto di amore. Il motivo per il quale nasce poi questo litigio che ha portato all'omicidio dell'Orciolaia era proprio questo, il passaggio di una donna da una fazione albanese ad un'altra fazione. Nasce per una relazione sentimentale che sarebbe sorta tra uno dei Codra e il Roci contro il quale, dal quale la donna era sfruttata.